Ciao a tutti amici, benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo video del canale GDA Channel One. Ok ragazzi, oggi andiamo a fare un lavoro dopo aver fatto tutte le nostre vacanze, le nostre ferie. Fa ancora un bel caldo e quindi cerchiamo comunque di continuare ad approfittare di queste belle giornate per poter insomma muoverci, ovviamente nel limite del possibile, sempre con le adeguate sicurezze. E comunque piano piano insomma stiamo ritornando a fare un po' tutto quello che facevamo prima. Bene, come stavo dicendo, nel video di oggi andrò a preparare un tiragraffi per il mio gatto. Una cosa abbastanza semplice che come sempre è un po' alla portata di tutti e quindi insomma amici non preoccupatevi che andremo a fare piccoli lavoretti come sempre, insomma così insomma cerchiamo di andare a fare delle cose che insomma siano un po' semplici e non dobbiamo andare ad utilizzare della strumentazione particolare. Ok ragazzi, come sempre vi invito ad andare a visitare tutti i social dove qua sotto in descrizione troverete i link per poter accedervi e poter andare a visitare un po' tutte le cose che andiamo a preparare e che andremo a preparare durante l'arco della settimana. Non mi resta che salutarvi e lasciarvi alla preparazione del tiragraffi e buona visione! Ok ragazzi, allora partiamo subito con la base del nostro bel tiragraffi, del nostro bel gioco per il gattino. Allora, qui ho preso 5 listelli che come larghezza in totale fanno 37,5, mentre per la lunghezza sono 72. Ora io intanto li lascio liberi e li mettiamo da parte e andiamo a realizzare la prima forma per far iniziare a giocare il nostro gatto. Finito di tagliare i listelli, hanno una lunghezza di 32 cm, come vedete ne ho fatti 6, quindi praticamente andremo a realizzare una sorta di cassettina. Ora andiamo a fare la nostra altezza, che in questo caso la faremo, beh, insomma basta che ci sia un gatto che ci gioca, no? Quindi direi già 22 secondo me come altezza può andare bene. Bene amici, preparati i primi listelli della prima cassettina che andiamo a realizzare. Ho fatto 4 listelli per la larghezza di questi qua. Andiamo a fare una bella pulitura e poi direttamente il montaggio. Bene amici, e questo è il passaggio che siamo andati a fare. Siamo andati a fare questo bel casottino per il nostro gattone. Ora siamo con il prossimo passaggio. Adesso andiamo a cercare un bel listello che potrebbe essere... Ecco, ad esempio io ho trovato questo listello che era inchiodato da qualche parte. Vabbè. E praticamente adesso lo andrò a tagliare e andrò a posizionarlo praticamente qua sopra. Magari gli farò una sorta di base così riesco ad attaccarmi meglio e lo taglierò circa a questa altezza, giusto l'altezza che il taglio praticamente, cioè che il gatto si mette sulle due zampe e poi andrà a utilizzare i tiragraffi. E magari lo sposto un po' lateralmente così avrà lo spazio qua sopra da poter andarsi ad appoggiare. Ed ecco amici realizzato il nostro listello. Come vedete sono andato a tagliarlo, gli ho tolto quei 2 o 3 chiodi e poi sotto sono andato a montare una base, così mi darà sicuramente più stabilità che andare a fissare il listello direttamente sulla nostra cassettina. Ok, e questa amici la posizione dove andremo a mettere il nostro listello. Come vedete lo vado a mettere nel bordo esterno praticamente della nostra struttura che stiamo andando a realizzare e magari lo tengo un po' in qua. Ok, sono circa a 2 cm dal bordo esterno.
Ed ora andremo a lavorare sulla parte superiore, dove qui praticamente andremo a fare una sorta di ripiano, no? Una cosa non troppo grande, anche perché poi non è che posso fissarlo in una maniera, diciamo, particolarmente stabile. Con il peso del gatto, insomma, potrebbe succedere che cada, e quindi, insomma, andiamo a fare un ripiano abbastanza piccolo. Allora, amici, ho trovato questo pezzo di ripiano, no? È uno scarto, una rimanenza, che è di 36x40, ok? Allora, io ho pensato, piuttosto che stare a tagliarlo e lasciare una striscia che sicuramente è difficile che poi andrei a riutilizzare, allora, sapete cosa facciamo? Prendiamo il nostro... la nostra rialzata e il ripiano, praticamente lo andiamo a mettere non centrale ma un po' spostato verso l'interno, così insomma andiamo un po' a dividere i pesi, ok? Sono una cosa di questo tipo, dai, ecco. Poi io intanto lo fisso così, ok? Se vedo che è un po' ballerino, magari metto sotto un bel listello lungo fino là in fondo e così, insomma, lo vado a rinforzare per bene. Adesso faccio sta prova e poi vediamo il risultato. E come volevasi dimostrare, amici, sono andato praticamente nella parte sotto a mettere un listello che mi dà maggior sostegno a tutto. Adesso un attimo che sposto, ecco, così magari si vede meglio, che dà, insomma, maggior sostegno un po' a tutto, ok? Quindi è consigliabile fare una cosa di questo tipo, giusto per, insomma, che se il gatto vuole andare a sedersi, qui magari potremmo mettere un bel cuscino e quindi, insomma, dai, così vediamo il nostro bel gattino che va ad accomodarsi sul suo divanetto. Poi il tutto lo andremo a posizionare nel posto che ho detto prima, ok? Ok, come vedete andremo a mettere in questa posizione, così, insomma, tanto il gatto, qui siamo circa 80 cm di altezza, direi che un gatto ce la farà tranquillamente a saltare lì sopra. Bene amici, adesso vado a fissare la parte sotto di questa strutturina e poi continuiamo con il nostro lavoro. Ecco, intanto che ero lì che pensavo a cosa mettere, guardate cosa mi è saltato sott'occhio: una bella cassetta di legno da frutta. Adesso non pubblicizziamo cosa c'è scritto sopra, anche se francamente non ne ho la più pallida idea. Comunque va bene. Allora amici, io ho trovato questa bella cassetta da frutta dove dentro ci sono ancora le ragnatele, tra l'altro. Vabbè, adesso gli darò una bella pulitina e vediamo un po' come andare a posizionare questa bella cassetta, così, insomma, la userà come lettino madre, no? Lettino più grande della nostra struttura che stiamo andando a realizzare. L'unica cosa, devo trovare il modo di devo andare a fissarla, insomma. Adesso vado un po' a vedere come fare, se riesco a fare, e poi ci aggiorniamo. Ok ragazzi, non chiedetemi come, ma insomma io gli ho trovato questa posizione, questa cassetta, gli ho dato una piccola pulitina e l'ho messa qua a metà, ok? Quindi insomma questa sarà la sua posizione, ok? Bene, ora dal momento che, vedete, adesso di qua è fissata, no? Mentre di qua è ancora penzolone. Allora io avevo l'intenzione di prendere questo bel listello che sono andato a tagliare e andarlo praticamente a posizionare qua in fondo, no? E mettere praticamente in squadro il lettino e fare qui un'altra sorta di tiragraffi, magari qua in una parte bassa, ecco, dai, giusto per dare un abbellimento. Poi io francamente non so se andrà a utilizzarlo, diciamo che l'intenzione è quella. Poi
Io a dire la verità non ne ho mai comprati, non ne ho mai usati, ti ringrazio, anche perché il mio gatto mi distrugge il divano, quindi si diverte lì. E quindi insomma sto andando a prove, poi vedremo insomma se il gatto lo andrà ad utilizzare. Bene ragazzi, io adesso vado a dare una bella pulita e vado a fissare anche questa parte. Che ve ne pare? Allora, sono andato a montare quest'altro listello, no? E sono andato praticamente a fissare la cassetta in maniera diciamo definitiva. Mi sembra che la struttura sia abbastanza stabile e quindi io potrei aggiungere altre cose ragazzi, però preferisco fermarmi qua perché tanto poi è inutile star lì a riempirlo di chissà che cosa. Ok ragazzi, io adesso vado a dargli una piccola verniciatura di abbellimento e poi vado a mettere le corde per i tiragraffi. Ed ecco amici, sono andato a mettere anche la corda, come vedete ne ho messa una qua e una lì. Ora mi muovo un po' così, mi alzo anche, ecco, così vi faccio vedere un po' insomma tutto quello che ho fatto. Gli ho dato una colorazione di noce chiaro, diciamo intermittenza, nel senso la base qua sopra, qua dentro, questo qua, insomma ho fatto una colorazione un po' intermittenza e questo è il risultato finale del nostro lavoro. Ok ragazzi, ora non è solo da andare a provare, andiamo a vedere se al mio gattino piace questo lavoretto fatto solo ed esclusivamente per lui. Bene, diciamo che in questo momento Ale, in questo momento è molto disinteressato, eh? Sì, stava dormendo. Adesso vediamo se ha voglia. Dai, Leone! Pare proprio che non gliene freghi assolutamente niente. Vabbè ragazzi, dai, io intanto lo lascio qua. Se ci sarà qualche aggiornamento di interessamento da parte del mio gatto verso il suo nuovo tiragraffi, Leone, ma no, sai che ne frega proprio. Va bene dai ragazzi, io ed Alessandra con questo video ci fermiamo qua, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.